Durato 11 minuti il colloquio tra la delegazione del centrodestra ed il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine dell'incontro ha preso la parola Giorgia Meloni, indicata come premier all'unanimità. Già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile, ha assicurato la leader di Fratelli d'Italia. Le urgenze sono moltissime a livello nazionale ed internazionale. Giorgia Meloni è stata poi convocata dal Presidente della Repubblica alle ore 16:30 per ricevere l'incarico. L'Unione Europea salva l'unità di fronte al nemico russo sul dossier più difficile, quello dell'energia. Le misure nel concreto non cambiano, si va dalla piattaforma aggregata per il gas, volontaria ma obbligatoria per una quota del 15% del volume totale degli stoccaggi in Europa, all'incentivazione delle rinnovabili, fino a un price cap al gas nella formazione dell'elettricità. È andata bene il commento di Mario Draghi. Traffico aereo paralizzato oggi sui cieli italiani a causa dello sciopero nazionale di 24 ore dei controllori di volo ENAV. All'agitazione si è aggiunta quella nazionale di 24 ore dei piloti assistenti di volo Vueling e dei lavoratori del trasporto aereo. Nello scalo romano di Fiumicino sono state 150 le cancellazioni complessive in partenza, che tuttavia non hanno fatto registrare ripercussioni come file ai banchi o attese. Scontri tra polizia e studenti che hanno partecipato oggi ad una manifestazione a Roma davanti al Ministero dell'Istruzione. Il corteo organizzato da diversi licei romani contro l'insediamento del nuovo governo chiedeva un cambio di passo nella scuola pubblica, tra cui l'abolizione dell'ex alternanza scuola-lavoro. Tra le rivendicazioni di ragazzi e ragazze anche lo stop alla guerra in Ucraina.